Andrea Brusaferro dell'Università di Camerino. Sì, buongiorno, io sono, insomma, sono Brusaferro, noi ci siamo occupati e ci occupiamo della starna della cuturnice, abbiamo fatto dal 2005 un monitoraggio per conoscere un po' lo stato di salute di queste popolazioni e soprattutto il livello di isolamento, essendo un parco, essendo comunque anche specie cacciabili, rischiano di essere comunque popolazioni isolate dal contesto circostante e quindi stiamo cercando di conoscere la densità e le dispersioni, quindi abbiamo sviluppato dei modelli di rete ecologica così da poi ottenere delle informazioni che possono essere utili sia sotto l'aspetto della conservazione, quindi dentro il parco, sia sotto l'aspetto della gestione, quindi anche per l'attività venatoria, perché ricordiamo sono specie che poi sono anche oggetto di caccia.